Avventura complicata. Mirta Merlino fa un'amara ammissione in diretta a Pomeriggio 5. Mirta Merlino è arrivata a Pomeriggio 5 a settembre del 2023. La giornalista, che si è buttata alle spalle l'esperienza de L'aria che tira sulla 7, è subentrata a Barbara D'Urso, regina indiscussa della trasmissione di Canale 5. Un compito tutt'altro che facile per la conduttrice 55enne. Tempo di bilanci per Mirta Merlino, la missione arriva in diretta a Pomeriggio 5. Mirta Merlino ha navigato in acque tutt'altro che tranquille. Le continue critiche da parte dei fedelissimi di Barbara D'Urso, gli ascolti non sempre soddisfacenti, la concorrenza spietata di Alberto Matano su Rai 1 con la sua La vita in diretta. La giornalista però ha potuto sempre contare sulla fiducia dell'editore, Pier Silvio Berlusconi. Mirta Merlino fa un bilancio dell'avventura a Pomeriggio 5. A Mirta Merlino non è mai mancato il supporto di Pier Silvio Berlusconi, che ha confermato la giornalista al timone di Pomeriggio 5. L'amministratore delegato di Mediaset, in una conferenza stampa tenutasi a Milano, ha spento le voci che volevano la conduttrice napoletana lontana da Canale 5, dopo appena un anno alla guida del talk show. Eppure tanti sono rimasti colpiti dal saluto della Merlino all'ultima puntata di Pomeriggio 5. Le sue parole non sono passate inosservate. Mirta Merlino fa un'importante ammissione a Pomeriggio 5. Prima di congedarsi dal pubblico, Mirta Merlino ha detto all'ultima puntata di Pomeriggio 5, "Oggi ho tante cose da dirvi. Perché con l'arrivo dell'estate torna Paperissima Sprint, ma ho anche un'altra cosa da dire. Dato che questa è anche l'ultima settimana, io volevo salutare con un vero e grande grazie le persone che mi hanno accompagnata in questa complicata e bellissima avventura. Grazie davvero." La conduttrice ha ammesso dunque le difficoltà dell'impresa TV. Rosanna Cancellieri, ospite al programma, ha preso la parola e lei ha fatto dei complimenti. "Io volevo ringraziarti per lo stile, la competenza professionale e ragazzi. La strepitosa eleganza." All'indomani dell'esperienza a Mediaset, ecco cosa aveva detto la giornalista a Verissimo. Poco dopo la sua prima settimana a Pomeriggio 5, la Merlino era intervenuta da Silvia Toffanin, mostrandosi emozionata per la sua nuova avventura professionale. "La mia prima volta a Canale 5 è stata qui a Verissimo. Ricordo che era il periodo del Covid, tu avevi una specie di piscina in mezzo ed eravamo lontanissime, io ero qui con Marco e presentavo il mio libro. Non ci abbracciammo, ma mettemmo un seme, perché il destino ha voluto che io adesso sia qui. Questa settimana mi è sembrata lunghissima. Sono arrivata molto ansiosa. Ho cambiato casa, format e pubblico. Questa è stata una prima volta che non si dimentica più. Sono entrata in una nuova epoca della mia vita. E ancora, sono contenta, ma ho anche avuto paura come chi si butta in una nuova avventura. A luglio abbiamo lavorato, ad agosto mi sono riposata a Pantelleria, e adesso sono sempre qui al lavoro", aveva confessato la conduttrice.